Voglio dimostrarvi ancora una volta, attraverso la Bibbia, come Gesù sia pienamente Dio. Leggiamo la scrittura del Vangelo di Giovanni al capitolo 12. Vogliamo leggere i versetti dal 37 al 41. Sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori, affinché non vedano con gli occhi, non comprendano con il cuore, non si convertano ed io non li guarisca. Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Qui l'Apostolo Giovanni cita una scrittura dell'Antico Testamento tratta dal profeta Isaia e la applica a Cristo Gesù. Si tratta di Isaia, capitolo 6, i versetti 9 e 10. Ed è interessante notare che qui l'Apostolo Giovanni scrive che Isaia vide la gloria di lui. Il profeta Isaia vide la gloria di Cristo. Ora, andiamoci su questa scrittura di Isaia, capitolo 6, i versetti 9 e 10. Eccola qui. Vedete? È la stessa scrittura che poi Giovanni riprende nel capitolo 12 del suo Vangelo. Ok? Però se diamo un'occhiata al contesto e leggiamo i primi versetti, qui è scritto: nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore, l'Eterno, Yahweh, seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo. 3 volte santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse, fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure ed abito in mezzo ad un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Isaia vede in visione il Re, il Dio degli eserciti, il Re. E poi Dio gli dice le parole che riprenderà Giovanni nel suo Vangelo. Quindi Giovanni dice chiaramente che Isaia vide la gloria di lui, la gloria di Cristo. Vede Dio in visione. E lo abbiamo letto. Questa è un'ulteriore dimostrazione che Gesù è Dio. Vi ringrazio e al prossimo video, se Dio vuole.